I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Crea sempre un grande sorriso la travisata contenuta in Gli Amore, che era la nonna di Cosenza, la donna mia di Cosenza. E aggiunge un po' italiana, se una cosa leggera sull'italiana. Vuole due caffè? Anche vuole ieri, caffè. D'altra parte, il programma si chiama Chiamate Roma 3131. Abbiamo citato Carlo Verdone. A me fa molto pensare questo disco alla scena famosa nella quale lui va a votare. Ricordate che fa l'immigrato che arriva e fa: ciao, la sembra un po' quello, sì, che faceva il riassunto poi della sua, diciamo, il suo viaggio, un po' così l'epopea per arrivare a votare, un po' sfortunato, un po' Pasquale Medrano, fatta la foto che sei peggiorato. Buongiorno Patrizio. Buongiorno. Sorridente oggi finalmente. Buongiorno Veronica. Buongiorno. La nostra quota rosa è già pronto. Danilo, scampi. Pronto. Buongiorno Zazzoni. Sei pronto Danilo? Prontissimo. Vuoi anticipare di che cosa parlerai oggi? Che fai? Oppure no? Danilo risponde. Danilo oggi voglia di dare delle risposte anche su cose interessanti. Quindi se avete una domanda per Danilo, 342 00 00 700. Se non risponde oggi, risponderà alla prossima. Le raccoglie tutte. Stesso numero per i lanci sigla. Veronica ha detto: mettetevi comodi, perché questo forse uno dei migliori del 2024, addirittura. Sì, anche del 2023. Sentiamo. C'è un grande lavoro dietro. 22 anni fa, gli uomini di un comando specializzato denominato Le Iene vennero condannati ingiustamente da un tribunale televisivo. Vero. Evasi da un carcere di culattoni raccomandati, si rifugiarono negli studi di Radio Capital, trasmettendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se volete farvi due risate al mattino, sintonizzatevi alle 7:30 su Radio DJ per ascoltare Il Trio. Adoro le sigle ben riuscite. Sigla? Sigla! Giovedì 10 ottobre 2024, questa è Radio DJ. Canta la Patrick! Canta la Patrick! Buongiorno! Va tutto bene! Va gonfiere! Il trio Medusa! Motocicletta! Riesci a capire! Tipo tutto a posto! C'è il trio Medusa, quindi you don't stop! Canzoni travisate, sembra Kiki Piot! Tre culattoni! Una quota rosa! Suona. Comincio al mattino tutto in culo alla balena, come dice Lino, porca puttana. Va tutto bene, se ti chiedi come va, va gonfia bene, se ti chiedi cosa sono, il trio Medusa, chiedi di cambiare Medusa l'ascolto, bentornate da parte di Giorgio, Gabriele. Quante cose ha citato l'amico, veramente bravissimo. Beh, ha citato soprattutto una serie televisiva degli anni 80, sì, che era A-Team, ragazzi. A-Team. Io addirittura ricordo che questo incipit fu il tema di un mio compagno alle medie. Ah, e sì? Venne eletto in classe, la professoressa, non sapendo, non sapendo del A-Team, elogiò, dice: ma che bravo! Lo saluto, non credo che ascolti Andrea. Qual era il vostro personaggio preferito dell'A-Team? Pie Baracus. A me Sberla, a me piaceva tanto Sberla. Allora, erano, se non sbaglio, 5, giusto, corretto. Adesso erano 4. C'era, diciamo, il capitano, quello che fumava il sigaro, che si chiamava, non lo sappiamo. Sberla era quello un po' mattacchione, che però guidava tutto, giusto? Gli elicotteri, Pie Baracus era quello forzuto, quello grosso, che era un ex wrestler, era un ex pugile. Beh, quello che poi ha fatto anche Rocky, no? Mister T, bravissimo. E mi piaceva tantissimo perché era fortissimo, non aveva paura di niente tranne che di volare. Vero, che lo anestetizzavano. Con l'elicottero. Veronica, hai trovato qualche informazione? Allora, John Hannibal Smith. John Hannibal, sì, che e è il capo. Gli altri li avete detti. Sberla, uno. Sì. James H.M. Murdock. Murdock, che era il cervellone, se non sbaglio. E no? Mr. T. Ma Sberla era quello che rimorchiava sempre pure, non mi ricordo, c'era un veloce. Non in questa serie, E ti do il tempo di cercare la sigla di Ralph Super Maxi Eroe, perché secondo me sia A-Team che Ralph Super Maxi Eroe le hanno ripetute poche volte. Ralph Super Maxi Eroe era questo tipo assurdo che viene fermato dagli alieni che gli danno un costume da supereroe con dei poteri incredibili. Solo che lui perde il libretto delle istruzioni. Non sa come funziona. E non sa come funziona. La cosa più bella è che ogni volta prova a volare, va. La sigla era splendida.
quanti pomeriggi che abbiamo passato in casa noi. I protagonisti erano lui, un agente dell'FBI, se non sbaglio della CIA, che praticamente si trova per caso su questa strada, e lei che era la sua fidanzata, o forse... No, mi sa che era fidanzata sì, però sì, lui sì. Era maldestro anche nei rapporti di coppia, sì, ecco, quindi... Veramente bellissimo. Però era veramente il primo supereroe goffo. Esatto, bellissimo. Più goffo di Spider-Man, insomma, esatto, è bellissimo, è bellissimo. Era un personaggio che potremmo definire radicale? E fatemi parlare un attimo. Marco Pannella. Ogni volta che passa il New Radicals ci viene in mente il compianto Marco Giacinto Pannella, ricordiamo, un po' prolisso. Pochino. E famosissima la scena nella quale a lui in radio gli viene detto: Marco, mancano 54 minuti, andiamo alla conclusione. E c'era già il fonico che faceva stringi. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Lo diciamo spesso, Kiki OS sa tutta una serie di, una spadappiata di artisti, cantanti che però sono ancora sulla scena, mentre invece i New Radicals con brani famosi, perché ogni volta poi il Previ ci riprende e dice però loro continuano a produrre che non sono finiti più nel mainstream, nelle classifiche. E tantissime le serie che ci state citando al 342 00 00 700. Abbiamo capito che l'età anagrafica bene o male non conta, cioè che sono fenomeni che bene o male da padre a figlio, da genitore a figlio, da mamma figlia, comunque vengono passati. Cioè, questo grazie anche alle piattaforme YouTube, dove ritrovi molte cose. Vabbè, cioè, ad esempio, se c'hai un amico che riesce a fare tutto, riesce a inventare tutto, lo chiami MacGyver. Arrangiarsi è MacGyver. Ti riviene subito o se ha sempre qualcosa dietro, l'ispettore Gadget. MacGyver era un po' troppo, ragazzi. Sì, perché lui veramente da un laccio poi costruiva sempre una bomba. Un elicottero. No, ma lei sapeva, alla fine si ritrova sempre a costruire una dinamite bomba. Tu le pensa al tempo dei social ambientato MacGyver, sarebbe stato smentito ogni tre secondi. Se uno c'ha la macchina fighissima, ma che è Kit quello? Esatto, è bellissimo. Perché voi non provate a fermare gli animali come Mr. Crocodile Dundee? Ma certo. Facendo il segno, diciamo, del surfista. Io, diciamo, io così le nutrie fermo. Vado davanti a una nutria, lei rimane ferma. Dai Danilo, che andiamo a Danilo, la tua rubrica risponde, allora, domande fatte dagli ascoltatori. Ne sono arrivate anche molte adesso al 342 00 00 700, ma rispondi la prossima queste volta. Mi sono arrivate tutte su Instagram, quindi andiamo con la prima. Elisa: ciao Danilo, da novembre a Roma per entrare nella fascia verde non potrò più usare la macchina Euro 4 e il mio motorino Euro 2, come posso fare? Carichi il motorino nella macchina, sì? E ti diventa un mezzo Euro 6. Ah, che si sommano. Motorino Euro 2, Euro 6. E vai in giro con Euro 6. Bravo, questo è bello, sono d'accordo con te. Questa è una battuta, ma è una roba che io sto vivendo, perché io ho due macchine diesel Euro 4 che sono vecchie, ma vanno bene, cioè poi hanno passato la revisione, hanno passato tutte. Ora a Roma, poi no, debotto. Lo stanno dicendo, non è proprio debotto. Sono tipo 3-4 anni che ti stanno dicendo, io te l'ho date. E adesso a Roma sta succedendo questa cosa, sembra tipo un avvertimento, perché stanno mettendo i varchi, quindi mettono queste telecamere, e tu dici, ma che sarà quando passi di ma lo sai che gioco è finito, quindi regà. Prossima domanda, vai. Susi: ciao Danilo, ho l'asciugatrice sopra la lavatrice e quando parte la centrifuga partono tutte e due insieme. Come posso risolvere questo problema? No, secondo me l'amore non deve essere ostacolato. Lasciala andare sul balcone da sole. Lasciale procedere. Ma voi ce l'avevate un amico? Io c'avevo mio papà che mi diceva sempre questa cosa, tipo lavatrice, io la lavo asciuga, hai visto quella insieme? No, mai. Perché se te si rompe una devi cambiare due, cioè. Mio sogno era il televisore col VHS dentro, e mio padre no. Ma se sono state fatte, saranno state fatte. Dai retta, separa le funzioni. Quindi qua a casa c'è sto muro, asciugatrice, lavatrice, però se la lavatrice, adesso dopo un po' la lavatrice si sbrindella e comincia a fare sulla centrifuga e comincia a camminare. Se c'hai la lavasciuga sopra è pericoloso. Prossima domanda. Marco:
Ciao Danilo, ho mio figlio Matteo di 3 anni, appassionato di aerei, e devo portarlo almeno 2 volte a settimana all'aeroporto a vedere gli aerei che decollano e che atterrano. L'aeroporto dista 30 km da casa mia. Come posso fare? Ci sto io qua, Fiumicino. T'affitto casa a Fiumicino. Comunque, pure se sei di Milano, allora io vedo tantissimi papà che portano ancora oggi, nel 2023, i bambini a bordo, diciamo, attorno all'inizio della pista, sì, a vedere gli aerei. Ma il problema è che se tu mica lo sai l'aereo dove decolla o dove atterra, perché dipende dal vento. Quindi stai interi pomeriggi buttato lì. Ma no, basta vedere la direzione del vento. Comunque d'affitto casa mia, che mi passano proprio a 1 metro dal giardino. Perfetto. Al quinto aereo ti sei rotto le palle. Dio a tuo figlio non ha messo il nome. A te non è mai piaciuto, evidente. Ma non è mai piaciuto, no, perché ogni volta io perché anche parlo alta voce, perché a casa mia devi parlare alta voce. Gli aerei non te senti. Il vicino non te sente. Ultima domanda, Danilo. Luana. Ciao Danilo, mio marito la notte russa, parla, si dimena e si alza di colpo. Non dormo più. Cosa mi consigli? Un esorcista, perché uno salza, parla, ma c'ha problemi. Dormite, allora, tutte le coppie, anche le coppie che vanno d'accordo, dormite separati, ragazzi. Sono d'accordissimo. È la soluzione, se c'avete la possibilità, naturalmente, se c'avete 2 camere, dormite separati. Oppure per non sentirlo vai vicino all'aeroporto. Mandate vostro marito in salone o mettete a dormire sul divano. Oppure Danilo affitta la casa, è uguale che non dormi comunque, pure se russi. Grazie Danilo, ci vediamo la settimana prossima. Arrivano i pinguini tattici nucleari, questo è Romantico ma muori, naturalmente su Radio DJ. Malinconia e settembre sono 2 sinonimi che ti fregano sempre se sei un po' giù. Radio DJ, la trovi anche in podcast. Allora, altrimenti moriamo noi. Sì. 342-00-00-700. Non pensavamo che fosse un errore così grave. Allora. Ciao, trio. Ciao. Allora, non scherziamo. No. Perché A-Team sberla. Aveva ragione Patrizio, era quello figo, eccetera, eccetera. Quello invece che guidava la qualunque, gli aerei, eccetera, eccetera. Era Murdoch. Un bacio. Elena da Milano insieme a Franci sotto la pioggia che stiamo andando a scuola. Dov'è? Ciao Franci. Ciao. Ah ecco. Ah c'è Franci. Aspettava che arrivasse la cornetta. Sì, ha passato. C'è il tempo. Quindi ha ragione Patrizio. Ha ragione Patrizio. Jingle. Aveva ragione Patrizio. Me lo no, perché tanto lo siamo buoni. Di nuovo. Lo siamo messi una volta solo. In un ipotetico A-Team lui sarebbe Camomilla. Parliamo di Enrico il bagnino, quello che però leggendo le mappe sa dirti che cosa ci attende per oggi. Buongiorno Enricuzzo. Buongiorno, eccomi qua. Buongiorno. Buongiorno. Io seguivo anche, non so, Attenti a quei due, Kojak. Attenti a quei due, che meraviglia, bellissimo. Chiaramente un po' prima di Sandokan, lo seguivi? No, Sandokan. Sì, lo seguivo. Seguivi anche Ellery Queen, secondo me. Ellery Queen, bellissimo, io non lo ricordo così. Io sono certo che il suo cartone animato preferito è Betty Boop. No, secondo me sì. Era un po' vecchiotto, però. Tira e molla. O tira molla, forse. Tiramolla, certo. Leggevo i fumetti. Allora, Enrico, stiamo perdendo tempo. Alle 7.52 in Italia, che tempo c'è e che tempo ci attende? Eh sì, c'è una sequenza di perturbazioni, oggi è in azione una, quindi al nord comunque va già meglio su Piemonte, Val d'Aosta e Liguria, il maltempo è concentrato, è in azione su Lombardia e Triveneto, e con un po' di piogge abbastanza abbondanti, però a ridosso soprattutto dei monti in Lombardia, soprattutto, e questa è la zona più colpita, escluse parzialmente Emilia e Romagna per quanto riguarda il nord. E al centro piogge in arrivo sulla Toscana, poi sull'Umbria, in misura minore potranno arrivare anche un po' di piogge senza esagerare sul Lazio, bello sulle altre zone, e anche al sud tutto sommato, tranne un po' di passaggi nuvolosi più intensi sul basso Tirreno, per il resto insomma non sarà male. Temperature stazionarie, se non addirittura in aumento, perché ci saranno picchi elevati anche oggi in Sicilia,
si superano i 30 gradi in alcune zone. Accidenti. Anche oggi, perché ci sono sempre questi venti meridionali, domani miglioramento generale. Ieri Roma, sì. Ore 12:42, 31 gradi. 31, cade 31 gradi, sono... incredibile. Sì, poi domani migliora con il miglioramento, arriverà anche un leggero calo termico, soprattutto più marcato al sud, perché i venti tenderanno a provenire dai nord, quadranti settentrionali. Mi piace dire quadranti. Bravo. E allora, da adesso in poi, nella nostra squadra ipotetica, nel nostro team, sei il quadrante, quello che fa quadrare. Grazie, Enrico. Domani un abbraccio. Ciao. Hi, Kiss America. Bull Trio Medusa. And you're listening to Radio DJ. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Siete all'ascolto di Radio DJ Imagine Dragons, anche a Caronno per Tusella, sono le 8.07. Vi ricordate? Cosa? C'era un'altra radio che fa RTL che fa. Li salutiamo, i colleghi che fanno nei posti. Non so se lo fanno tuttora. Mi sembra di sì. Ma perché, scusami, è per dire, Ariete è differente l'orario, no? Saranno sempre le 8.07. Ma no, è per nominare piccoli posti. Senti, protagonista, ma giustamente. A Vetralla! Esatto, sono le 8.08 adesso, incredibile. Farebbe strano se fossero le 8.05, esatto, come è possibile? 3 minuti è il famoso fuso di Vetralla. Assalta la capra, sono le 11.42. Ma grazie, sono strano. Allora, so nel frattempo abbiamo i nostri televisori accesi su quello che sta accadendo negli Stati Uniti. Impressionante, l'uragano ha toccato terra, era previsto chiaramente, ma non è veramente non raccontabile. Sembrano quei film catastrofici nei quali la grafica fa la parte da leone e tu dici sì, No, queste sono immagini reali, quindi veramente stiamo lì con gli occhi fissi là. Se potessimo manderemmo una lettera a tutti coloro che sono lì esprimendogli la nostra vicinanza. Se potessimo, perché diventa sempre più difficile, caro. No, non puoi più, no, non è giusto. Sì, poi. Molto meno di prima. Base lacrima, stanno scomparendo le buche delle lettere, come si chiama? Cassette postali, buche delle lettere. In Svizzera il buche lettere. Il buche lettere. Immagino che anche nel vostro quartiere ce ne siano tante. In realtà, più stai al centro, e più ce ne sono. Più vai in periferia, e più è difficile trovarle. Oddio, accidenti, ora che ci penso, mi sa che l'hanno tolta. No, sono generalmente a muro. Prima c'era proprio il palo, adesso invece a muro, attaccate di solito vicino alle tabaccherie. O agli uffici postali. Entro la fine del 2024, come da programma deliberato 2 anni fa, il numero totale delle buche delle lettere passerà da 46.000 a 29.000. Ma l'obiettivo finale è di ridurle a una ogni 5.000 abitanti. Questo perché? Perché praticamente non sono più utilizzate. Però perdonami, è 342 00 00 700. Qua solito facciamo una domanda interna che estendiamo allo sconfinato e incredibile pubblico di Chiamate Roma. Ma chi di voi nell'ultimo anno ha mandato una lettera scritta a mano, cioè proprio tipo caro amico, aspetta, se parli di lettera a un destinatario normale, un amico eccetera, no, se mi parli di reclami è un continuo, disdette cose ancora. Vabbè, poi le voglio, lo fa per lettera, quindi... no, stai scherzando, alcune cose non le vogliono, ma neanche la PEC, no, devi mandare, no, una lettera, devi mandare quella cartacea firmata. Attenzione alla faccia di Veronica Pietrantonio, che ha la faccetta di quella che ha mandato. Ho mandato una cartolina, un anno fa. Io ho mandato recentemente, in realtà l'ho mandato una lettera, ci ho messo, pensate, 6 mesi a scrivere, perché ho dovuto ritagliare tutte le lettere. Quella è una lettera minatoria, quella che stai indicando. Non abbiamo specificato però questa cosa. Valgono anche quelle. Può avere delle conseguenze. Quindi tu fai parte di quel 3% di italiani che manda lettere. Però lui mette 3% utilizza ancora la. Però Gabriele mette il mittente. Sì. Taglia così, però poi ci scrive dato. Gabriele, forse. Nel caso. Adesso sembra che io stia scherzando, invece è vero, l'ho scritto semplicemente a quella stronza. Dai, che ancora! Mamma mia! E poi siamo degli ignoranti, perché ieri era il compleanno, era la giornata mondiale delle poste, in tutto il mondo lo abbiamo fatto. Quando leggete romanzi storici, non vi viene la
la curiosità di pensare come comunicavano, certo, al tempo anche proprio tutti i risultati, insomma come stava andando avanti una, esatto, guerra, una battaglia era per lettera, per cioè lettera, mandavano e gli scrivevano stiamo vincendo, esatto, vai, valla di arrecolo, cioè, c'era il porta lettere in guerra, cioè, gli Stati Uniti sono basati, beh, scusa, sulle poste, ma la maratona nasce per quello, no? Certo, cioè, nasce perché c'è un tipo che si manda fa un messaggio di 42 chilometri per dire, infatti ricordate la famosa parodia di Paolo Villaggio che lui arriva lì e fa abbiamo vinto, oh non mi ricordo più, abbiamo perso, torni subito, torno il primo, e torno il primo servizio postale fu egizio. Egizio. Esatto, però solo i ricchi, come dire, i faraoni, cioè, e dignitari i di corte. Il problema del servizio postale egizio che ti arrivava la lettera, poi tu leggevi triangolo, occhio, occhio, omino di lato, omino così, di lato. E dicevi, ah, e che vuol dire? Scusa, perché, la curiosità è che avevano invece i francobolli a lettere. Esatto. Beh, cioè, mentre le riferivi proprio, i francobolli erano lettere. Comunque, tranquilli, ragazzi, uno va in posta, quanto ci puoi mettere a spedire una lettera, a mandare un pacco? Dai, dica che doveva andare questo pacco. Un pacco, dice. Pacco, dice. Un attimo, sono su di lei. Ma dove? No, perché è tutto automatizzato. Sì. Però per dire i vari servizi di restituzione della merce, ormai li fa anche posta. Sì, cioè, tu sì, vai sì, in posta e te, cioè, lo fanno. E non ti devi fare neanche più stampare niente, direttamente la ricevuta, gliela lasci. Fanno 342 00 00 700. Vediamo se Gianni Belluomo ci trova anche magari qualcuno che lavora in posta. Perché vediamo sempre l'aspetto, diciamo, da certo, utente. Vediamo un po' l'aspetto dall'altra parte del vetro, che neanche più quello c'è, ragazzi. No. No, in realtà c'è, sempre norme anti-Covid, vi ricordo, il pannello. Ah, però in alcuni mi sa che li hanno rimossi. Adesso la nostra almeno è tutta in plein air, open space. Abbiamo detto, caro amico ti scrivo, beh, 1979, questa è la lettera che ci scrisse Lucio Dalla. Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po'. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stanno già aspettando. Lei praticamente vuole giocare a Don't Forget the Lyrics e sta sillabando per essere sicura, perché cercando di ascoltare, ammazza, il testo sotto. Così, in realtà bravo Giorgio, aspettava. Era in leggero ritardo. Come si fa allo stadio quando tu non sai il coro, aspetti che il vicino parta e poi ti allora ti adesso ditemi voi se cosa prevede il fair play, appunto, perché è capitata questa canzone, mi pare come canzone finale, adesso spoiler magari, o forse è andato già in onda e il campione non la sapeva, ma proprio non la sapeva, e io tu devi fare la faccia, come dire, non è grave, ma è grave, ragazzo, ma non sapeva grave. niente. Non la sapeva proprio neanche, caro amico ti scrivo all'inizio, no, sacchi di sabbia non sapeva, poi escono gli iniziali SDE. Dai, va a casa! I compiti. Allora vattene a casa, Veronica si è ricordata che una lettera l'aveva scritta. Sì, ho scritto, ho partecipato all'iniziativa dei nipoti di Babbo Natale. Che salutiamo e che vi ricordiamo una possibilità per fare un regalo a Natale, poi ne parleremo magari più sulle feste. Certo. E io ho scelto di mandare una lettera ad una signora Mirta, che è in una casa di riposo. E lei chiedeva in questa lettera di raccontarle la mia vita, insomma, la mia città, perché a lei piaceva tanto girare per città d'Italia, e quindi le ho raccontato Roma e le ho mandato una mia foto per farle vedere chi era. Ecco la lettera di Veronica. Cara nonna Lina, questa città è una vera merda. Ci sono buche ovunque, centinaia di migliaia di turisti di cui della città non gliene fotte nulla. Ho raccontato una Roma che non esiste. Hai raccontato Roma Nord. Quest'isola felice. Per rovinare la giornata, la signora. Cara nonna Lina, siamo tutte truccate e bellissime. Sono le 18:45 e ci siamo date appuntamento a Ponte Milvio. Ponte. Esatto. Ponte. Guarda, c'è anche Emily Rome. Ciao Emily. Che avete visto? La rivogliono indietro Emily adesso. Sì, ma io dico, diamogli Emily e arriviamo a Giocondo. È proprio la stessa cosa, però. 342 00 00 700. C'è un popolo che manda ancora lettere e cartoline. Ciao, sono Anna da Milano e io mi mando spessissimo delle lettere con i miei amici. Ciao.
Ma che carina. E conservale, perché certo, rimettendo a posto la stanza dei miei sono uscite fuori tutte lettere che non ho buttato. No, perché cioè, questa scatola piena di lettere. Ma anche scriviamo lettere d'amore. Ma certo. Ex fidanzate, scriviamo lettere, cosa che avevo dimenticato, poi aperto. È vero, anch'io da qualche parte devo avere delle lettere. Sicuramente delle lettere d'amore. Poche. Senza risposta, poche. Però le scrivevamo sulle dita di una mano, diciamo. Anche Francesca da Modena manda la lettera. Buongiorno Francesca. Ciao trio. Buongiorno. A chi la mandi questa lettera? Allora, io spesso scrivo a mia nonna delle lettere. Nonna, come si chiama? Come si chiama nonna? Franca. Nonna Franca. Sì, ok. E dentro alla busta metto una lettera con un riassunto un po' di quello che sto facendo e una cartolina. E lei conserva tutte queste lettere in un cassetto. Ma che meraviglia. E ho avuto modo di inviarne tante perché ho fatto l'Interrail e quindi da ogni città le inviamo una lettera. Ma soprattutto quando sono andata in Madagascar a fare un viaggio missionario avevo lasciato a casa il telefono, ovviamente i miei genitori. Scusa, perché te lo sei dimenticata? Partita, ma te lo sei dimenticato? No, è stato volontario, non avevo avvisato nessuno di questa cosa. E quindi i miei genitori non hanno apprezzato molto. E quindi li informavo con delle lettere. E le lettere ogni quanto arrivavano? Questo era un bel problema perché sono stata via 3 mesi, solo che praticamente ci volevano 20 giorni per recapitare la lettera, quindi c'era un ritardo incredibile, più o meno come quelli della maratona. Esatto. Vabbè, però pensavo peggio, pensavo che tu fossi tornata e piano piano arrivavano le tue lettere, no? Che confermavano. Che tu prendevi prima che venissero aperte. E che chiaramente i tuoi conservano queste lettere. Sì, assolutamente, anche perché ci sono dei francobolli bellissimi e dei timbri postali altrettanto belli. Nonna Franca, invece, che è ancora tra noi? Sì, lei ha 89 anni, però è sul pezzissimo. Forza. A Instagram. A Instagram, nonna Franca! Nota, grande, sì. Grande nonna Franca. Si chiama Nonna SS, cercate. Nonna, scusami, nonna? Nonna SS. FF. Firenze? Sì, esatto. Okay. Sarà Franca e poi magari il cognome. Nonna FF. Esatto. Ok, adesso l'esplode l'Instagram, lo sai, sì. Tutti a followare Nonna FF. E la cartolina più strana che l'hai mandato qual è stata? Ma forse dalla Thailandia. Sì, forse perché c'erano queste cartoline che erano anche tattili, cioè con attaccati tipo i peli degli animali. Che bella cosa. Ma lo sai che con questa cartolina avresti vinto la sfida che Gabriele faceva? Certo, la cartolina più brutta del mondo. Oltre a essere brutta era anche puzzolosa. Questa, dopo un po' sì. E ricordiamo che io ho vinto la Champions League delle cartoline più brutte del mondo mandando una cartolina della Grecia in cui c'era un asino che faceva la cacca. Non chiedetemi perché, ma c'era sì, ma è il genio di quello che ha fatto quella foto e l'ha pubblicata. Ma secondo me solamente per permettere a me di vincere un concorso. Eravate in combutta. Esatto. Grazie Francesca, un bacio a te, a nonna Franca. Grazie. Ciao. Chiamatelo. Radio DJ, la trovi anche in podcast. Good luck, babe. Le 826 anche ad Amalfi. Amalfi, sì, buona Amalfi, sì, però sì, più da vetralla l'abbiamo detto, Ronciglione. Così. Bravo, salutiamo gli amici di Ronciglione. E 826 su Radio DJ al 342-00-00-700. Dopo la telefonata di Francesca da Modena che ci ha raccontato che la nonna è super social e che ha un account che è nonna underscore FF Firenze. Beh, sono esplosi i followers. Io in un minuto da 220 a 397 follower, nonna Franca. Adesso continueranno a salire, come avete detto voi. Abbiamo superato i 500. Ma grazie, sotto i 1000 no. Mi auguro solo che non arrivi il panettone di nonna Franca. Nonna Franca, fermiamoci. Non montiamoci la nonna testa. Franca influencer. Anche se Diego dice, non per dire, ma nonna Franca fa contenuti più belli dei miei. Attenzione. Così, tanto attenzione per dire. Nonna Franca. E poi... Ciao, sono Manola da Roma, volevo soltanto dirvi che io ho delle lettere spedite da mio nonno a mia nonna del 1923 fino al 1925, tutte in stile Liberty. È interessante vedere come scrivessero e questa abitudine io l'ho conservata, per cui ogni posto dove vado mando una cartolina e è una cosa che ho insegnato anche mio figlio. Ciao a tutti.
Ma che bello, bellissimo. E bellissimo. Poi noterai la bellissima la calligrafia che avevano. Certo. Perché guardi me quando parli di calligrafia? Così. No, perché per dire, i miei geroglifici. Diciamo, ieri in firmacopie sarà stata la fretta, eccetera. A un certo punto dicevo, forse ieri, sta facendo dopo in inglese, la presentazione. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato. E ricordo, la prossima sarà a Milano il 15 con Linus alle 18 alla libreria Mondadori di Piazza del Duomo. E c'era tanta gente, ero da solo perché sono abituato sempre a lavorare in tre, invece da solo, quindi ho fatto le firme. Primo giro tutti a farsi firmare il libro, secondo giro a chiedere, scusa, che cazzo c'è scritto? Dici che c'è scritto? No, solo per capire. Solo per capire, per sapere se è un insulto oppure. La calligrafia è quella. Non è che Furio può dire, io guardate, c'è una cosa, aspetta, io ho un problema, ve l'ho già detto, se scrivo orizzontale scrivo benissimo, se scrivo verticale mi cambia il mondo. Comunque questo racconta quanto siamo disabituati a scrivere a penna, cioè a scrivere proprio a mano, e questa roba qui poi la vedi veramente anche dalla galleria. Domani comunque come ospite c'è, Fofi. Pubblica la foto e vedi che dico. La pubblico. Allora, a proposito, ho fatto fare come compito, dice Agnese, delle vacanze ai miei alunni una finta lettera inviata al mio indirizzo ad un personaggio famoso dopo aver letto il libro Storia per ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo. Bellissimo. Quindi si trattava di esercitare la fantasia e mandare una lettera, appunto. L'ho fomentata. Insegnanti lo fanno. Esatto. Nessuno di loro però sapeva dove comprare i francobolli, che è diventato un po' un problema. È un problema. Effettivamente. Sì, non alla posta. Non alla posta. Sia la cosa più logica. I tabaccai poi ti rimandano all'ufficio postale. Questo è il dramma. No, non ce li hanno più. Dipende dal tabaccaio. No, ci sono tabaccai che devono avere scritto valori bollati, scritto sopra. Ho mandato le cartoline dal Perù ad agosto e sono arrivate la settimana scorsa. Saluti da Machu Picchu. Qui si sta benissimo, adesso un po' meno. Machu Picchu Urubamba, comunque. Forse cosa? Per quello. Machu Picchu? Urubamba, è nella valle della Urubamba. Ma pensi sempre a quello, Previ. Machu Picchu Urubamba. Mamma mia. Dice, via Storgione. Incrocio la maledetta. Io ogni anno in vacanza mando le cartoline ai nonni o agli amici o a qualche amico se trovo la cartolina mirata, perché quello è un ricercatore. Sì, la cartolina del narvalo è il ricordo di una vacanza di 15 anni fa in cui sono stato soprannominato Dugongo. Dugongo, che è un altro bel esemplare. Tutti belli. Speciale postini. La postina del paesino dove vivono i miei chiese a mia madre se il quotidiano a cui mia madre era abbonata doveva portarlo proprio ogni giorno. Quotidiano. No. Facciamo una volta alla settimana. Le raccoglie tutti insieme. Poi li legge con calma. Mio postino lascia indistintamente qualunque pacco sotto il tappetino della porta, anche quando il pacco è gigantesco. Però così non si vede. No, così non te lo ruba. Così non è carino. Premuroso. La nostra vecchia postina, quando consegnava le cartoline, le guardava, e se era stata anche lei nella località di provenienza la stessa cartolina, ci aggiungeva i saluti suoi. Anche io! E dalla Piera. Anche da Piera. Bello. È bellissimo! Bello questo piegatura, Prevs. Io ho un Rottweiler buono. Però il mio postino non si fida tanto. Quindi non veniva mai a recapitare le raccomandate alla porta. Mi diceva, venga. E dovevo uscire io. E mi diceva, guardi, non posso, vede? È posta MCC. MCC. E c'era sta sigla MCC. E io non trovavo riscontro. Neanche sul web. Aspetta, a mano. Dire? Me l'ha spiegato lui. A mano. Col cazzo. Ma non si preoccupi, il cane è castrato. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast on demand, dove vuoi, quando vuoi. Anche a Castiglion dei Pepoli sono le 841. Bravo. Questa è bella. Poi dobbiamo fare una del sud. Petralia Soprana. Mi piace tanto quel nome. Facciamo adesso. Vabbè. Anche a Petralia Soprana sono le 8:41, anzi le 841. Perché i nostri sono quelli. Domani, oggi è 10 ottobre, domani sapete esce la serie dedicata agli 883, avremo anche una programmazione musicale, essendo il gruppo di Radio DJ, adesso casa loro. Però effettivamente la domanda è sempre quella, chi di voi ha avuto una band all'interno? Io sì. Nome della band? Noi. Perché la scelta del nome diventa fondamentale. La scelta del nome può decidere le sorti di una band, al di là della musica. Io avevo gli Ergo Sum, dunque sono, no? Diciamo così. Però pensate, che so, Carryman, che cosa potevano fare nella vita rispetto a The Beatles, no? Carryman.
era il loro primo nome quello. Però se ci pensi, audace The Beatles. The Beatles poi diventa diventano. Però allora, The Beatles, quando lo scegli, è coraggioso. Gli scarafaggioni, gli scarrafonti. Però c'era un gioco con beat. Con beat, naturalmente. Beat. 342-00-00-700. La commissione fatta da Veronica Di Pietrantonio e Gianni Bell'Uomo deciderà 5 gruppi italiani da citare, ok? Con nomi però molto vostri, okay? Avete dei nomi molto molto bizzarri. Io credo che vinca molto la parodia a questo punto di grandi gruppi. Ma gli altri gruppi perché si chiamano così? Da chi partiamo? Innanzitutto gli 883 si chiamano così per il modello dell'Harley Davidson Sportster del 1957, che è una moto culto tra gli Harleyisti. Loro entrambi erano si chiamavano hip-hop. Hip-hop prima. Loro hanno fatto un'esibizione come hip-hop. Però invece pensate quanto è efficace. Gli 883, così immediatamente te li ricordi. Arriva perfetto, subito. Arriva subito. Esatto. The Ramones. Oh, era perché? Curioso, Paul McCartney usava, quando era in incognito, registrarsi negli alberghi come Paul Ramone. E loro, che erano dei grandi fan, aneddoto si conosceva, era leggendario, hanno deciso di chiamarsi The Ramones. The Ramones. Quelli che lo seguivano, Dire Straits, arriva dalla situazione finanziaria disastrosa della band agli esordi. Dire Straits vuol dire situazione disperata. Siamo con le pezze al culo, questa è la definizione romana. Vuoi che non ci sia un gruppo che si chiama pezze al culo? Faranno le cover. Allora, Rage Against the Machine. Quando la band si forma nel 1991, scelgono il nome di una canzone del precedente gruppo del leader Zac Della Rocha. E tu dici, vabbè, insomma. Ma la cosa è diventata curiosa perché è diventato un meme molto che circola molto in rete, dove si ipotizza che questa macchina contro cui questa rabbia si scaglia sia una stampante. L'uomo stampa! Però è vero, cioè, quella con la quale ancora hai più a che fare, anche lo vedo qua ogni giorno qua in redazione. Ma noi, cosa vuoi? Più toner, meno toner, più colore, meno colore. Si parli, è una di quelle macchine alle quali parli. Vuoi, allora, Lynyrd Skynyrd, che si pronuncia Lynyrd Skynyrd, arriva dal nome di un insegnante di ginnastica particolarmente severo, Leonard Skinner. Ma come il direttore della scuola? Quella Seymour. Skinner, esatto. Ma probabilmente è una citazione. Della high school che frequentavano i futuri membri, che non sopportava l'idea di vedere in quegli anni 70 i ragazzi con i capelli lunghi, quindi si sono chiamati come il e poi Le Zeppelin. Allora, l'idea nasce nel 1966 di formare un supergruppo: Jimmy Page, Jeff Beck, che allora erano negli Yardbirds, Keith Moon e John Entwistle degli Who. Keith Moon dice, ragazzi, un supergruppo così non facciamo funzionerà mai, un casino mai. Assurdo. Diventerà un lead balloon, cioè un palloncino di piombo, che è un'espressione idiomatica inglese per dire sarà una catastrofe, sarà una catastrofe. Jimmy Page si ricorda di il gruppo non si forma, si ricorda di questa cosa naturalmente, e essendo un patito di storia, si ricorda della vicenda dello Zeppelin, che era quindi chiama un dirigibile che nel 1937 fu un incidente tremendo per l'aviazione civile, morirono tante persone, eccetera eccetera, e quindi lui disse, ok, ci chiamiamo le Zeppelin, ma non Lead come piombo, perché qualcuno potrebbe dire leading, eccetera. E allora fece un misspelling, come si dice, e scrisse LED, affinché i giornalisti non si sbagliassero. LED. E poi Abba. Però aspetta, domanda a casa: vi siete mai domandati perché gli Abba si chiamano Abba? Qui è facile. Agneta, Bjorn, Benny, Anni. Esatto. Le iniziali dei tra l'altro, piccola curiosità, se riesco, era un produttore di pesce in barattolo che produceva con il nome Abba, gli disse, va bene, usate il nome, ma scrivetelo in maiuscolo. Esatto. E infatti Abba è sempre scritto in maiuscolo. E la B girata nasce da un errore durante un servizio fotografico. Il fotografo dice, guardate che la B è girata, lo fanno quale? Poi vedono la foto e dicono, no, teniamo il logo così. Bellissimo. E la loro carriera nasce poi fondamentalmente a livello mondiale nel 1974. Con questa canzone vincono l'allora Eurovision Song Contest, che si chiama l'altro mondo. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi.
Va fortissimo per quello che riguarda noi dei gruppi la parodia, i Babba de Minchia, per dirne uno, aggregata agli Abba. Mi hai fatto venire in mente un gruppo che abbiamo incrociato una volta, Giorgio, durante una serata. Si chiamavano Le Altre di B di Bologna. Le Altre di B, che faceva riferimento alle partite della Serie B, certo, che non finivano nella schedina. Quindi parlava proprio degli esclusi. Le altre di B. Non so se vi ricordate, gli anni 80 e 90. Che c'era Le Altre. Salutiamo sempre presente ai vari concertozzi, Chiara l'altra. E poi, ragazzi, io e mio amico avevamo il nome il 2 novembre, era il 94. un po' dark. Tipo. Ma stupendo! Il 2 novembre. Stupendo. Marco ha fatto una band per due addi al celibato e due matrimoni, erano i Rimba Beatles. Onesto, è bellissimo. Ciao trio, mi chiamo Giampiero, io ho una band demenziale e ci chiamiamo 5 Ma Schietti. Ciao. 5 Ma Schietti. Non male. Ancora. Ciao trio, io e un mio carissimo amico, testimone di nozze, abbiamo appena fondato una tribute band parodica degli Articolo 31 e ci chiamiamo Ridicolo 31. Ovviamente andate a cercarci su Instagram. Ciao trio. Sperando che siate bravi, però, ecco. C'è anche un'altra cover band che si chiamano Gli Obesis. Perché sono un po' sovrappeso. Gli Obesis. Stupendo, quando è che suonano? Bravi! Io voglio andare a vedere Gli Canto Rocca qua. Si sono riuniti da poco. E che tutti sul palco non ci c'entrano. Ciao Zazzoni, Max da Vigevano. Ciao, io facevo parte di una band che si chiamava I Parnovera, che sembrava roba figa, sì, e invece è dialetto di qua e significa non sembra vero, e infatti poi è durata poco. Ciao. Parnovera è bella, dà l'idea. E l'ultimo, ma questo è il più bello secondo te, vero? Mi piace perché è da dove nasce il nome, è la storia dietro al nome che è carina. Ah, ok, sentiamo. Buongiorno trio. Allora, io avevo un gruppo col nome The Strash, che per quanto possa avere sonorità inglesi non significa niente, ma semplicemente perché una sera suonavamo, avevamo un po' esagerato con la birra e eravamo un po' a pezza, al che un signore del paese disse: questa sera vi siete combinati come uno Strash. E da lì il nome del gruppo. Ciao. Bello, è anche il cantante di The Colors, Strash. Non credo per quel motivo. No, però ad esempio chiamammo un programma come ci disse un signore durante una tratta di concorso. A me me lo fai grosso. A me me lo fai grosso. C'è anche The Gang Band Cover Classic Rock, che è un po' come i Google Boys, i Blues Brothers. Ha detto Patrizio che abbiamo ancora 30 secondi. No, dai, così a caso. Random, vediamo, pronti a intervenire in diretta. Attenzione, vediamo che succede. Il nostro nome del gruppo era I Ruscos, perché il nostro batterista suonava sui fustini del Das. E con noi suonava un certo Daniele, che oggi è noto come Lele Gaudì. Lele Gaudì si è ripulito. Siamo stati molto fortunati. Suonava sui fustini del Das. A me questa cosa di mandare in onda un messaggio così a roulette russa piace. Radio facciamo verità. Così io li seleziono, ma vi faccio credere che lo sto prendendo. Però ci chiudo, salvaci la pelle, effetto radio radicale, vi ricordo, siete più giaguari della volta. Grazie Veronica, grazie Patrizio, grazie Gianni, grazie Previ, buona giornata da parte di Giorgio, Gabriele Furio da Milano. Ciao. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi.